Per preparare una fila o una tavoletta, dobbiamo prima di tutto creare una soluzione collosa a base di colla vinilica e acqua. Prendiamo un barattolo e in questo, con un recipiente, facciamo una misura di colla. E la versiamo all'interno del barattolo. Poi, usando lo stesso recipiente, andiamo a versare dell'acqua e mettiamo 4 dosi d'acqua. Con una spatola mescoliamo bene. A questo punto prendiamo la nostra tela e con una pennellessa morbida stendiamo questa soluzione collosa su tutta la superficie. Facciamo penetrare bene la colla nel tessuto e poi la mettiamo ad asciugare. La stessa operazione si può realizzare anche su una tavoletta di legno. In precedenza la tavoletta di legno viene levigata e smussati i bordi e poi anche in questo caso passiamo la nostra soluzione collosa su tutta la superficie. Mettiamo ad asciugare. Nel frattempo prepariamo il nostro fondo gesso utilizzando del gesso da doratori o anche detto gesso di Spagna, è un gesso molto fine. Lo andremo a mescolare insieme alla soluzione di acqua e colla. Lentamente dobbiamo trovare la giusta densità per sciogliamo bene i grumi. Possiamo aggiungere anche del pigmento in polvere, questa è una ocra calda, un colore molto caldo, molto che tende al rosso. Quindi la nostra preparazione può assumere anche una colorazione. Il fondo gesso è pronto. Una volta asciugata la prima mano, ne passiamo una seconda.
lo lasciamo asciugare, la stessa cosa facciamo sulla tavoletta di legno. Asciugate le due mani di colla, la tela è adesso impermeabilizzata e siamo pronti per stenderci il gesso. E anche questa preparazione verrà stesa due volte, si fa asciugare la prima mano per poi ripetere una seconda. Lo stesso facciamo sulla tavoletta di legno. Asciugata la prima mano, passiamo a stendere la seconda. La nostra tela è pronta per ricevere la pittura.